Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di classificazione dei viventi. Il titolo, la sistematica, lo vedremo dopo, deriva dal titolo di un trattato che si intitola appunto Sistema Nature e si occupa appunto di capire come classificare gli esseri viventi che si presentano in numerosissime varietà, le più diverse tra loro, in modo da organizzare la nostra conoscenza del mondo dei viventi. Allora, iniziamo. Il primo che provò a classificare i viventi fu Aristotele. Siamo nel IV secolo avanti Cristo, quindi un bel po' di tempo fa. Aristotele aveva individuato semplicemente due regni, quello animale e quello vegetale, e in quello animale metteva tutti gli organismi che adesso chiamiamo animali, i microrganismi all'epoca non erano conosciuti, e metteva nel regno vegetale non solo quelle che noi adesso chiamiamo piante, ma anche i funghi e le muffe, ad esempio. Fu molto tempo dopo che questo scienziato, che vedete qua, Carlo Linneo, quindi siamo quasi 2000 anni dopo, invece, ideò un sistema molto più organizzato per classificare i viventi. Vedete qua il titolo del suo trattato, Sistema Nature, da cui viene appunto la parola sistematica. Quindi la sistematica è la disciplina che si occupa di classificare i viventi ed è appunto il nome al titolo di questo libro. Si chiama invece tassonomia la disciplina che attribuisce un nome scientifico agli organismi e ai vari raggruppamenti. Quindi le due sono chiaramente collegate perché nel momento in cui la sistematica ce le fa classificare, la tassonomia ci dà delle regole per dare un nome agli organismi viventi. Linneo aveva individuato cinque categorie. E il nome era dato dagli ultimi due livelli, che come vedremo tra un attimo erano il genere e la specie. Ecco qua, queste sono le cinque categorie di Linneo. Come vedete sono rappresentate dai cubi di dimensioni via via sempre più ristretti. Questo serve a capire, non tanto, non sono dimensioni nel senso stretto del termine, ma del fatto che il regno è una categoria molto vasta. La classe è una categoria un po' meno vasta, un po' più particolare, l'ordine ancora più, il genere ancora più e la specie è la categoria più ristretta. Ad esempio, qua in queste tre foto abbiamo tre animali diversi, che appartengono però allo stesso genere e qua vedete anche come si fa a costruire il nome. Questi tre animali, che sono rispettivamente il coyote, lo sciacallo e il lupo, appartengono tutti e tre al genere Canis. E il secondo nome, Canis latrans oppure Canis aureus oppure Canis lupus, specifica appunto a quale specie del genere Canis appartengono. Come vedete, la lingua utilizzata era il latino, all'epoca era anche un po' la lingua internazionale, e ancora adesso, tuttavia, nella tassonomia si utilizza il latino. Ovviamente dopo di Linneo ci furono molte nuove scoperte, ad esempio furono scoperti i microrganismi, i microscopi, non che siano stati scoperti dopo di Linneo, però all'epoca di Linneo i microscopi erano poco più di una lente di ingrandimento. In seguito invece si ottennero microscopi sempre più raffinati e oggi abbiamo anche quelli elettronici. Poi ci fu la scoperta della genetica. La genetica si occupa dei geni, cioè del DNA sostanzialmente, che è impacchettato in tante unità che si chiamano cromosomi. Ogni cromosoma a sua volta è fatto di tantissimi geni. I geni sono quelli che danno le caratteristiche all'individuo. Chiaramente c'entra con la classificazione, perché noi li classifichiamo in base alle caratteristiche, ma le caratteristiche sono dovute ai loro geni. E quindi con le nuove scoperte vengono aggiunte delle nuove categorie perché le cinque categorie di Linneo erano insufficienti. Ecco, qui avete una panoramica delle nuove categorie, ma adesso nella prossima slide le vediamo più in dettaglio. Vengono aggiunte queste tre: domini, fila e famiglie. Fila è latino, al singolare è filum, al plurale è fila. Ecco qua.
Qui abbiamo le 8 categorie che sono il dominio, poi il regno, il filum, la classe, l'ordine, la famiglia, il genere e la specie. Qua, ad esempio, ci fa vedere che nel dominio ci sono, insieme al leopardo, anche una serie di animali più o meno imparentati con lui. Man mano che scendiamo verso il basso, troviamo organismi sempre meno imparentati con il leopardo. Prima troviamo il leone, il gatto, la puzzola, il delfino, l'uomo. Poi però se vedete qua sotto, vediamo addirittura le piante. Questo già ci dà un'idea che all'interno del dominio siamo parenti un po' tutti, anche le piante. I domini sono tre, si dice. Allora, dei tre, uno è il dominio degli archei, di cui abbiamo parlato nel precedente lavoro, e gli archei sono in qualche modo simili ai batteri perché sono unicellulari, procarioti, ma sono molto più antichi, sono quelli che vivono ancora adesso, però in zone molto particolari, come per esempio nei geyser, sottoterra, sul fondo degli oceani. Poi ci sono i batteri, appunto. E poi tutti gli altri individui che rientrano nel dominio degli eucarioti. Quindi è per questo che in questo schema qui ci fa in qualche maniera apparentati sia col leopardo, col leone, con l'aquila, la rana, ma perfino con la pianta. Se voi adesso tornate a confrontare il regno, il dominio, poi il regno, poi il filum, vedete che man mano che si passa alla categoria più ristretta, la parentela diminuisce. Apparteniamo allo stesso regno di quasi tutti questi individui, compresa la medusa, però non delle piante. Poi nel filum ci sono tutti i cordati, quindi vedete che non ci sono più gli invertebrati. Poi la classe è quella dei mammiferi, allora c'è ancora il leopardo, il leone, il gatto, la puzzola, il delfino e l'uomo. Facendo il passo successivo, l'ordine, quello dei carnivori. L'uomo non c'è più, non c'è più neanche il delfino, restano il leopardo, il leone, il gatto e la puzzola. Poi si passa alla famiglia dei felidi, allora restano soltanto il leopardo, il leone e il gatto. Il genere Pantera, nel genere Pantera troviamo il leopardo e il leone, ma non più il gatto. E infine la specie, Panthera pardus, è unicamente il leopardo. Proviamo a confrontare specie diverse. Ma prima bisognerebbe capire che cos'è esattamente una specie. Abbiamo capito che è la categoria più ristretta, l'unità base quindi della classificazione. Quindi possiamo dire che è il più ristretto tra le 8 categorie tassonomiche. Il nome, come dicevamo prima, è dato da due parole, la prima indica il genere, la seconda la specie. Per esempio, noi siamo Homo sapiens, il genere è genere Homo, la specie è Homo sapiens. In realtà, adesso come adesso, in questo genere Homo non ci sono altre specie, siamo l'unica, ma non siamo sempre stati gli unici nel passato, sono esistite altre specie dello stesso genere, per esempio Homo neanderthalensis, che noi chiamiamo uomo di Neanderthal, che ha convissuto anche con noi, o meglio con i nostri antenati, per un certo periodo, però poi si è estinta e quindi ormai di questo genere ci siamo solo noi. Vediamo di capire come si fa a individuare una specie. Abbiamo due possibilità. Usare dei criteri morfologici, che significa basati sull'aspetto, l'aspetto esteriore, oppure usare dei criteri biologici, quindi basati su qualcosa di più profondo e sono strettamente legati alle affinità genetiche. Qual è la strada giusta? Si ottengono gli stessi risultati? Adesso vediamo. Intanto leggiamo questa definizione. Due individui appartengono alla stessa specie se possono accoppiarsi generando una prole fertile. Fertile significa in grado a sua volta di avere figli e quindi di propagare l'ereditarietà. Al momento lasciamola là, questa definizione, ci torniamo su dopo.
Ora vediamo un po' questi due personaggi. Bene, a vederli si assomigliano molto. Bene, quello a sinistra è uno dei miei gatti. Ve lo presento, si chiama Pericle. Avreste subito capito se io vi avessi chiesto quale dei due è il mio gatto, indubbiamente avreste risposto quello a sinistra perché lo vedete spaparanzato in una cuccia morbida. Però se io avessi potuto fargli una foto in giardino, forse non avreste potuto capire. La somiglianza è grande. Magari questo è un altro gatto? No. Questo è un gatto, appartiene alla specie Felis catus. Questo invece è un gatto selvatico, appartiene alla specie Felis silvestris. Come vedete, il genere è lo stesso, Felis, però la specie no. Quindi, pur assomigliandosi tanto, in realtà sono due specie diverse. Io qui, se avessi usato i criteri morfologici, li avrei definiti come appartenenti alla stessa specie. Ma andiamo avanti. Allora, questi quattro personaggi, lo sapete meglio di me, sono quattro cani. Quindi si tratta di un'unica specie. Differiscono per la razza, ma non per la specie. Tutti e quattro sono cani, anche se questo è un bassotto, abbiamo un boxer, abbiamo un husky e un labrador, ma sempre cani sono. In realtà però questi quattro si assomigliano nell'aspetto meno del gatto di prima col gatto selvatico. Quindi anche qua i criteri morfologici lasciano a desiderare. E questi tre, che sono quelli che abbiamo visto nelle foto di prima, il coyote, lo sciacallo e il lupo. Anche questi si assomigliano moltissimo come aspetto esteriore, però sono specie diverse. E allora, che cosa significa la definizione biologica di specie? Qui per capirlo meglio vediamo un altro esempio, ma prima rileggiamo. Due individui appartengono alla stessa specie se possono accoppiarsi generando una prole fertile. Vediamo l'esempio. Che è quello dell'asino e del cavallo. L'asino e il cavallo sono due specie diverse. Tuttavia è possibile farli accoppiare e possono nascere degli ibridi, dei figli, come il mulo, per esempio, che è l'animale che nasce quando si accoppiano un asino maschio e una cavalla, e il bardotto, che è invece quello che si ottiene facendo accoppiare al contrario un'asina femmina e un cavallo. E voi direte, ma allora se generano figli vuol dire che appartengono alla stessa specie? No, perché né il mulo né il bardotto possono riprodursi, sono sterili. E quindi l'asino e il cavallo appartengono a specie diverse. Se avessero potuto generare figli capaci di riprodursi, allora avremmo dovuto concludere che appartenevano alla stessa specie. Però ci restano ancora molte domande. Perché le specie diverse possono assomigliarsi molto, come per esempio lo sciacallo, il lupo e il coyote, oppure il gatto selvatico? Perché invece individui della stessa specie possono essere così diversi come le diverse razze di cani? Altra domanda, le specie rimangono sempre uguali nel tempo, cioè il lupo rimane sempre lupo, il gatto sempre gatto, oppure nel tempo cambiano? E perché individui di specie diverse non possono generare figli, oppure sì, li generano ma sono sterili? La risposta sta nel nucleo delle cellule, o meglio nei cromosomi. Come vi dicevo prima, dentro il nucleo voi sapete che il nucleo delle cellule contiene il DNA. Ma il DNA non è una cosa unica, è fatto da tanti elementi. In questa cellula qua sembra un tutt'unico, ma se guardate questa, si vedono queste specie di bastoncini, questi si chiamano cromosomi e sono i singoli pacchetti di DNA. Ogni individuo ne ha un numero caratteristico. Per esempio, l'uomo ne ha 46. Ora qua potete fare un paragone, ad esempio, con un'enciclopedia divisa in tanti volumi. Ogni cromosoma è un volume di questa enciclopedia. In questi cromosomi è scritto un po' tutto quello che caratterizza un individuo, che sia un gatto, che sia un
un asino, che sia un uomo, che sia uno sciacallo. Se i cromosomi sono molto simili, la riproduzione è più facile. Non solo la riproduzione nel senso di accoppiamento, ma anche la nascita di figli che siano completamente funzionali, quindi anche capaci a loro volta di riprodursi. Invece l'aspetto esteriore dipende sì dal DNA, ma molto anche dall'ambiente. Queste due foto abbiamo un delfino, anzi due delfini, e un tonno. Se noi guardiamo solo la forma, è abbastanza simile in realtà, ma questa forma è dovuta al fatto che vivono entrambi nel mare, nell'oceano. Infatti, se ci pensate, perfino i sommergibili costruiti dall'uomo, grosso modo, hanno questa forma, perché è la forma più adatta alla vita in acqua, è idrodinamica. E nel passato sono esistiti degli animali simili ai dinosauri, che si chiamavano ittiosauri, che non erano parenti né dei mammiferi né dei pesci, erano semmai più affini ai rettili. Però avevano anche loro questa forma, semplicemente per l'ambiente. Quindi basarsi sulla forma come criterio di classificazione non va bene, perché la forma risente tantissimo dell'ambiente. Invece questi quattro cani hanno forme diverse, poi vedremo perché. Queste sono razze, non sono specie. E le razze sono state selezionate dall'uomo. Per esempio, non so se lo sapete, se ve ne intendete un po'. Per esempio il bassotto, perché ha questo profilo così allungato, zampe corte, corpo lungo, è stato selezionato come cane da tana e quindi ha quelle caratteristiche, però sono dovute a piccole differenze nel DNA, molto piccole, che però sono legate ad aspetti esteriori, esterni, visibili. È per quello che il bassotto ci sembra tanto diverso dall'husky o dal boxer. Ma in realtà la loro parentela è molto stretta. E ci rimane l'ultima domanda: se le specie cambiano oppure rimangono sempre uguali? Di questo argomento faremo un brevissimo accenno perché è un argomento molto complesso e lo faremo bene in terza media. E qui, come scienziato, vi ho proposto il nome che viene subito associato al concetto di evoluzione, che è Charles Darwin. In realtà però non è stato il primo a parlare di evoluzione, ma vi ripeto, saranno argomenti da fare molto più avanti. Allora, lui diciamo che è rimasto famoso per aver per la prima volta descritto proprio un vero e proprio meccanismo con cui avviene l'evoluzione. E questo meccanismo si chiama selezione naturale. Darwin, che era inglese appassionato di cani, di cavalli, di allevamento in genere, ma aveva tanto viaggiato per studi, faceva un paragone tra la selezione artificiale operata dall'uomo, facendo incrociare gli animali in modo da ottenere determinate caratteristiche. Per esempio, non lo so, ci sono cavalli da corsa e cavalli da tiro. I cavalli da corsa sono più veloci, i cavalli da tiro sono più forti. Oppure ci sono addirittura delle mucche che sono state selezionate per non avere corni, che è un carattere che la natura gli ha dato per difesa, ma un animale d'allevamento diventava poco importante e anzi pericoloso. E quindi l'uomo, per vari motivi, ha selezionato gli animali per ottenere le caratteristiche che voleva lui. Darwin, pensando a questo, immaginò che forse esiste anche una selezione naturale. Quindi l'uomo non c'entra niente, non è l'uomo che la opera, ma è la natura stessa. Vi faccio solo un brevissimo accenno. Questi sono dei fringuelli che Darwin aveva trovato nelle isole Galapagos e aveva identificato una quindicina di specie diverse, tutte in qualche maniera simili al fringuello europeo, però differenziati, in particolare differenziati per la forma del becco. E Darwin aveva capito che l'evoluzione aveva portato questi uccelli a modificare il loro becco per adattarsi al cibo che mangiavano. Quindi, per esempio, questo becco qua, questo così grosso e robusto, poteva servire a rompere semi coriacei, mentre invece questo qui, questo più sottile, andava bene per catturare gli insetti nella corteccia degli alberi. Allora lui aveva immaginato che la natura avesse selezionato
In un ambiente dove c'era abbondanza di semi, quelli col becco adatto a mangiare semi. E invece dove magari i semi scarseggiavano e c'erano più insetti, col becco più sottile. Un altro esempio, questo non è di Darwin, ma è molto simile. Questi due scoiattoli americani vivono da parti opposte del Grand Canyon del Colorado. È molto probabile, lo si vede anche dall'aspetto, che un tempo fossero la stessa specie, ma sono stati separati dal fiume Colorado, che ha proprio diviso, ha spaccato il territorio in due, scavando una valle profonda. Per animaletti così piccoli, rappresenta un ostacolo invalicabile, per cui sono rimasti separati e un po' alla volta, si sono differenziati. E adesso appartengono a due specie diverse. Se li si fa rincontrare di nuovo, il loro DNA è cambiato un pochettino, non tanto da modificare tantissimo l'aspetto, però quel tanto che basta da renderli incapaci di riaccoppiarsi e di avere figli. Quindi questo è soltanto un brevissimo accenno. Ovviamente è un argomento che resta aperto, non finisce qui. Come vi dicevo, ne parleremo in terza media. E con questo per il momento abbiamo finito. Vi saluto, arrivederci a tutti e buon lavoro.